Bella a tutti i miei slime, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare EP1 di Baby Gang. Sì, lo so che è uscito mesi fa e adesso vi spiego perché questo video arriva solo adesso. Così come l'anno scorso, e chi c'era sa, eravamo tipo 500, quindi se sei ancora tra questi 500 sei un vero OG. Ad agosto io vado in vacanza per una o due settimane e infatti in quel periodo l'anno scorso lasciai il canale, insomma, senza video. Quest'anno invece sono stato più furbo perché sono riuscito a prepararmi due video. Questo che state vedendo ora, che vedrete quando io sarò già in vacanza o forse starò partendo, e poi un altro che uscirà la settimana successiva, non so ancora quale giorno, in modo tale comunque da non lasciare il canale totalmente inattivo. Quindi essenzialmente è questo il motivo di questa reaction. Baby Gang è un artista che non mi fa impazzire per quel poco che ho ascoltato, però non gli ho mai dato una possibilità. Diamogliela adesso e partiamo con la prima traccia, Marocchino. Puttana, questa muove culo tipo cubana. Ok. Va bene. Carino. Ehi. Ok, va bene, a giudicare anche dei numeri che ha fatto, ho visto ora velocemente su Spotify, questa dovrebbe essere anche la hit di punta di Baby Gang e devo dire che ci sta. Allora, la mia paura è essenzialmente che tutto l'EP sarà concentrato su queste tematiche, insomma, marocchino, fumo, arrestato, carcere minorile e tutta questa roba qua. Però ammetto che un paio di flow che ha preso mi sono piaciuti, la musicalità non è pessima, anche il beat ha un bel mood, insomma, quindi onestamente come intro ci sta, l'accetto e non mi dispiace. Andiamo con la seconda traccia, Paura featuring Il Ghost. Okay. Quando eravamo bimbi, a scuola scappavamo bro dalla finestra. Io sono mai di Marocco, non so cos'è la paura. Ok. Portavo la roba nel blocco, peccato spacciare da buia. Mio fratello Pippo andava nel bosco, urlava Rashid. Cocaina e no weed, mula con te mai nica. Ho una cappa nascosto lì, 5K dentro il quartiere. Chiede Nico e Aladdin, cellulare dentro le celle. Ok, già questa sinceramente mi è piaciuta molto di meno perché ci sta, le sonorità sono più o meno UK drill o comunque quello stile lì, un po' Brooklyn. Il Ghost, da quello che ho capito, dovrebbe essere albanese, perché sì, se è marocchino e Baby Gang, il Ghost è albanese. Sinti dovrebbero essere gli Zingari, questo lo conosco, lo so grazie a Suburra. Scusate, oggi faccio un po' di fatica a parlare. A parte questo, non lo so, il primo mi è sembrato onestamente molto generico. Per carità, è la prima strofa sua che ascolto, però non me la riascolterei, sincero. Cioè, non mi ha dato quel tocco che lo fa magari differenziare dagli altri emergenti, a differenza di Baby Gang, che pure in questo caso non mi è dispiaciuto totalmente. Le cose di cui parla sono sempre le stesse, però qui soprattutto ha avuto una bella voce grezza, quindi lo salvo. Andiamo con la terza traccia, King Kong featuring Omar. Francese. Vabbè. Ok. Ok. Sinceramente a sto giro non è che mi abbia fatto impazzire. Come la seconda canzone, influenzata molto dalla UK drill, forse a sto giro ancora di più. I beat in parte mi ricordano quelli su cui rappava Pop Smoke, proprio a livello di sonorità, qualche suono che si è sentito. Lui è ok, effettivamente le cose di cui parla ancora una volta sono sempre le stesse. L'altro è un francese, non lo conoscevo proprio. Pure in questo caso, incuriosito, sono andato sul suo profilo Spotify e ho visto proprio che, insomma, cioè, questa è la sua canzone più riprodotta, gli altri sono quasi numeri da emergente. Ok, non me la riascolterei mai. Quarta traccia, Rapina featuring Neyma Ezza. Fermi tutti, questa è una rapina. Non voglio sentire qua parlare troppo. Va la mula a casa la mufa. Non funziona stufa, vita lunga. Vedi, dammi i treni, ti di in casa della l'erba. Fra che ma
metto il passamontagna. Esci fra con più rabbia, Italia corrotta e mafia. Sulle mani questo non è un concerto. I bambini non fanno il compleanno. Hanno freddo addosso a testo. Baby stava sui treni, strappinava sui treni. Andavo la mattina. Tocchi mio freno, finisce male. Baby rimane galero ospedale. Libero shippe, libero shippe. Tre colpi e pusher saltano due dite. A me notifica, più la denuncia. Fuck la polizia, faccia da pusher. Passiamo in tele ma solo su Digi. Fanno i crimi ma solo su IG. Sinceramente la quarta canzone così mi sto proprio rompendo i coglioni. Cioè, oddio, non è neanche così male. Però abbastanza anche monoflow Baby Gang. Proprio non mi piace a livello di sonorità, sinceramente. Però andiamo con calma, analizziamo la canzone. Essenzialmente è divisa in due parti. La prima, che credo fosse la rapina vera, cioè nel senso è la canzone proprio che magari si sposa più con il mood. Poi alla seconda il beat switcha un po', forse si fa meglio, forse aiuta la canzone a essere più godibile nel suo complesso. Però ripeto, Baby Gang sempre molto monoflow. Nema Ezza un po' meglio, ma perché almeno riesce a variare a livello di sonorità. Però sinceramente anche lui non mi ha fatto fare i salti di gioia, quindi non lo so, sto iniziando un attimo ad annoiarmi. Andiamo con Boy featuring Rondo da Sosa. E parla di me, parla di noi, ai tempi di cerchi ne sono poi. Sognavo America, sono rimasto in Africa. Questa è l'Italia, benvenuto ormai in che Italia. Che palle. Fumo ganja, conto la blat, la bilancia, peso, la bump, la mia pace, zanzo, lo spacco, rip. Scena italiana, benvenuto in Italia, mafia italiana. Fuck la police, ehi. Come si chiama? Ogni shooter tu sei sotto tiro, sotto investigazione dico. Dammi al tipo un extendo, più lunghe dell'extension. Traffon, welcome to the bando. Voi siete delle bitches, non siete una crew. Ogni rapper che mi ha dissato è perché gli ho rifiutato un feat. Piangono nelle storie come se fossero delle bitch. Stanno per uscire dalla mia bocca parole che non voglio dire, però è la... Rondo ha salvato la traccia, cioè non pensavo mai che un giorno potessi dire una cosa del genere, ma la verità, perché oddio, non è che fa così male Baby Gang, forse ha switchato un paio di flow in più, però che palle, veramente che palle, Africa, Italia, mafia, cazzo, basta. Basta, sono 5 tracce, capisco perché non ho mai ascoltato Baby Gang, grazie a Dio non avevo mai ascoltato Baby Gang, c'è una monotonia secondo me assurda. Poi a livello di sonorità, cioè oddio, allora quanti rapper monotoni magari io mi ascolto? Ce n'è qualcuno, però magari a livello di sound hanno un qualcosa di più innovativo, hanno qualcosa di un po' più piacevole da ascoltare. Secondo me qua no, non è il caso né di uno né dell'altro, c'è un flow molto, un sound molto piatto, molto identico. Boh, non mi fa impazzire. Rondo, bene o male, sulla drill la padroneggia un po' meglio, quindi sicuramente ha dato quel qualcosa in più alla traccia. Però cazzo, per dire che Rondo è il più forte, secondo me qua capiamo anche il livello degli altri. Mo, non me ne voglia Baby Gang, non ho nulla contro di te, però non mi sta piacendo per un cazzo. Dai, andiamo con Gli Occhi del Blocco feat Escobar. Sono gli occhi del blocco che non vedono te. Sono gli occhi del blocco che vedono tutto più della madame. Mi sono reso conto che prima poi portarla a comprare oro o metterla e fare figo. Un ragazzo del blocco, basta guardarlo che indossa. Non gli ha dato un cazzo, l'ha abbandonato lo stato. Questa la salvo se non per altro perché ha un sound un attimo diverso rispetto all'intero disco, con questo ritmo, boh, non voglio dire afro trap perché non è afro trap, però c'è questo ritmo un po' così che è anche piacevole. Il ritornello non mi è neanche dispiaciuto, però per il resto mi sono rotto i coglioni di ascoltare sempre le stesse cazzo di parole in ogni barra. Basta, non ce la faccio più. Quindi andiamo con l'outro, Tre Occhi featuring il Ghost. Ci penso tutte le notti, sono il fuoco, non mi tocchi, yeah. Sono un angelo ma con tre occhi. Sai che lo faccio davvero, ma dico davvero. Lo sviro ci ferma che mia amica è nera. Poi vedi che pure io sono straniero. Se chi ci dovrebbe proteggere poi non lo fa, fa il contrario, picchia il mio bro. Ma cazzo so bene cos'è, so bene con me. La sento che quasi la vedo, per questo di occhi ne ho tre. Ho fatto un patto che racconto tutto quello che ho fatto. Facevo rapine ai fili di papi per portare i medicinali a mami. Ero solo un bambino, mezzo a tutto sto casino.
vino. Mio padre ora mi richiama, tutto a posto piccolino. Papà sei un figlio di... Eri morto, ora vivo. Quantomeno un outro che non è tra le peggiori del disco, secondo me. A livello di sonorità, il beat mi ricorda un sacco tipo un Ganna Type beat, non lo so, mi dà proprio quelle vibes. Loro sono un po' sempre gli stessi, però qua, per esempio, apprezzo che Baby Gang forse si è aperto un po' più del solito. Per esempio anche la storia del padre, prima morto, ora mi richiami. Insomma, è qualcosa di più interessante, almeno rispetto a quello che abbiamo sentito fino adesso. L'EP nel complesso non mi è assolutamente piaciuto e dubito anche onestamente che lo riascolterò. Detto questo, lui forse sotto ce l'ha un minimo di potenziale, perché comunque qualcosa la sa fare. Apprezzo anche il fatto che racconti quantomeno di qualcosa che ha vissuto, nonostante so sempre le cose, piuttosto di essere uno di quelli che si inventa le storie che magari non ha nemmeno vissuto. Quindi questo lo apprezzo, però sinceramente non sono proprio le sonorità che mi piacciono e che cerco in un artista. Per il resto, cosa ne pensate di questo progetto? Voi, vi è piaciuto? Qual è la vostra traccia preferita? Scrivetemi tutto questo qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace nel caso in cui non lo foste. Iscrivetevi al canale se già lo siete, attivate la campanellina così non vi perdete ogni video che carico. Condividete questo invece con tutta la gente che volete e che potete. Noi ci vediamo ad un prossimo Slat.